secondo anno dell'iniziativa di Confagricoltura per promuovere i vini del territorio torinese, in particolare all'Erbaluce. Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura, un'iniziativa che sta riscoprendo e valorizzando il territorio. È un grande vino di questo territorio, è il vino che rappresenta il 50% della produzione enologica torinese, ma se andiamo a livello nazionale siamo allo 0,016%, quindi è una goccia nel mare del vino italiano, però un vino di grandissima qualità. È un vino che è coltivato da 240 vignaioli, 160 ettari, 1 milione di bottiglie, poco meno di 1 milione di bottiglie nel 2014. È un vino che ha delle grandissime potenzialità. Oggi abbiamo potuto assaggiare delle annate che vanno dal 2005 al 2014 e abbiamo scoperto che è un vino che si conserva molto bene, che è anche un vino longevo, quindi salute. Gianluigi Orsolani, presidente del consorzio Erbaluce Careme Canavese, oggi si è dimostrato con questa degustazione verticale che l'Erbaluce, oltre a essere un ottimo bianco, è un vino che regge anche gli anni. Sicuramente, l'Erbaluce è un vitigno che è un cavallo di razza, quindi non ha difficoltà nell'esprimersi nelle diverse tipologie, spumante, bianco secco, passito, e non ha difficoltà neanche a durare nel tempo. Quello che bisogna fare è farlo bene, farlo con passione, e credo che i produttori di Erbaluce questo stiano facendo negli ultimi anni. Mauro Carosso, Ice Torino, il tema di oggi era anche sulla mineralità dell'Erbaluce. Sì, abbiamo voluto approfondire questo concetto della mineralità a livello olfattivo per noi e la sapidità a livello gustativo che l'Erbaluce come vitigno, territorio e anche evoluzione esprime. Quindi abbiamo messo a confronto annate diverse, di produttori diversi ovviamente, per capire la potenzialità evolutiva di questo grande vitigno autoctono piemontese, e devo dire che i risultati sono stati molto interessanti.